a parlare di preferiti dell'estate. L'estate è quasi finita. Questo è il video delle mie, quante sono? 6 cose preferite dell'estate, di quest'estate. In realtà avrei potuto inserirne ancora centinaia, ma poi il video sarebbe durato 1 ora, 25 minuti e 37 secondi e credo che vi avrei annoiato un pochino. Allora ho deciso di prendere proprio le cose che rappresentano di più quest'estate per me e che ho ufficialmente amato. E questo video, come tutti i video delle cose stupende o dei preferiti del mese, è in collaborazione con Edo Star Fashion Makeup. Io vi metto il suo canale e il suo video come sempre qui giù nell'info box e ovviamente se già non lo conoscete perché collaboriamo da un po' di tempo, andatelo a conoscere perché chiacchierando mostra cose allucinantemente sbavose. Ho aspettato un po' per farvela vedere, questa è l'ultima borsa di Marina Galanti, non l'ho inserita in altri video haul eccetera perché volevo proprio metterla nei preferiti, visto che a prescindere dal fatto che sia una collaborazione, perché questa è la terza borsa che mi inviano, l'ho usata da morire, cioè questa l'ho portata in vacanza in Sardegna e ho usato praticamente soltanto questa. È nera, quindi sta bene davvero su tutto, è abbastanza capiente senza essere gigante, quindi va bene anche per la sera quando ovviamente l'outfit è abbastanza casual, quindi niente di troppo elegante. Ha la classica forma di una shopper e poi ovviamente all'interno è molto molto capiente, ha sempre il poschettone e all'interno ha anche una tracolla per portarla appunto a tracolla o al braccio. È tutta nera da una parte, ma come la prima borsa che vi feci vedere un po' di tempo fa, è reversibile perché appunto tirando in giù queste cerniere si gira completamente. Poi è capientissima, ci ho buttato dentro il mondo, a un certo punto ho tirato fuori 1 metro. Non chiedetemi come, perché, non come, perché io avessi 1 metro nella borsa, 1 metro, 1 centimetro, quelli che si allungano proprio da cantiere. Devo aver preso le misure di qualcosa e l'ho buttato in borsa. Sì, e in vacanza ho tirato fuori 1 metro. Per sapere quali sono i rivenditori, vi metto, dato che in tantissime me l'avete chiesto e vi incasinavate un po' ad andare sul sito e cercare la loro mail, vi metto direttamente la mail giù nell'info box del sito di Marina Galanti e potete chiedere direttamente a loro la lista con tutti i rivenditori in tutta Italia. Abbiamo risolto il problema. Sono sicura che qualcuna di voi starà già scrivendo, perché molte di voi scrivono mentre guardano il video, quel cuscino a forma di fan di stelle a fianco all'emoji che ride a crepapelle me lo ha regalato gentilmente una ragazza che ha una pagina Instagram che vi linko qui giù nell'info box e che fa cuscini a mano, cioè di tutti i tipi e soprattutto golosi, cioè troppo golosi. E voilà! Cioè, guardate il prodotto quanto è grande, cioè non è un cuscinetto, non è piccolo come comunque quello lì che però insomma piccolino ci sta bene perché è una faccina. Questo è gigante, cioè è gigante ragazzi. Tra l'altro ho dovuto togliere anche gli altri cuscini che avevo perché era un miscuglio di colori che neanche, non lo so, il carnevale di Rio, cioè una cosa allucinante. Poi sto entrando letteralmente in fissa con i cuscini. Ragazzi, veramente questa è una cosa che deve assolutamente uscire il prima possibile dalla mia testa perché potrei rovinarmi, anche perché subito dopo questo ve ne faccio vedere un altro che ho preso in vacanza e sto diventando una collezionista di cuscini e questa cosa non va bene. A parte i soldi che uno spende per comprare cuscini, non so dove metterli, cioè dove cacchio li piazzo, cioè sono grosse come cose da collezionare. Comunque questo è super wow, questo biscottone gigante e poi è morbidosissimo ed era troppo pandistelloso per non inserirlo in queste 6 cose stupende. Intanto ci sono allarmi di macchine che suonano da 2 ore e mezzo che spero che voi non sentiate. Poi alcune fanno dei rumori allucinanti. Non basta già il fanno anche dei versi tipo animaleschi. Comunque andiamo avanti. Faccio vedere dopo l'altro cuscino. Prima però il cappello che chi mi segue su Instagram l'avrà visto tipo centinaia di volte, il cappello che mi ha fregato Pasquale, soprannominato il cappello di Albano perché è uguale al cappello che c'ha Albano. Felicità! Ok, la voce non è la stessa, però il cappello sì. Comunque questo cappello è proprio il simbolo della mia vacanza in Sardegna. C'è anche qualcosa di make up nonostante io abbia praticamente fatto lo stesso trucco tutti i giorni. A volte mettevo l'eyeliner, a volte no, ma comunque era sempre il solito leggerissimo smokey sul marroncino chiarissimo, mascara e lucida labbra. Però il tocco estivo lo dava questa. È un illuminante dorato con delle perlescenze, ma non i glitterazzi allucinanti. È di puro Bio Cosmetics ed era insieme ad altri prodotti che mi erano stati inviati, che ho testato per bene e la stra mega promuovo, oltre a essere proprio la mia preferita, perché io non vado pazza per gli illuminanti. Molti che ho provato risultavano
cioè proprio, come dire, fosforescente, cioè tipo al buio di illuminato. Alcuni erano troppo, alcuni erano troppo poco, che neanche si vedevano. Questo è perfetto, è davvero stupendo, soprattutto su un viso leggermente abbronzato. Ce l'ho su anche in questo momento, non so se si vede. Sempre per quanto riguarda il make-up, stra mega usato e preferito perché mi ci sono trovata davvero bene. Non è waterproof, però tiene benissimo, quindi se sudate, se avete una palpebra un pochino oleosa o comunque la pelle che tende a lucidarsi, non si muove per niente, è questo eyeliner in gel di Wycon. È stra mega nerissimo, io lo applico con un pennellino apposito e devo dire che davvero si stende bene, non lascia puntini bianchi, spazi bianchi, molti eyeliner noto in penna perdono un po' il colore mentre tiri e poi devi ripassare su e potresti creare grandi, piccoli, grandi pastrocchi. Stavo ripensando alle mie esperienze personali in cui dopo aver fatto il trucco completo mi mancava solo l'eyeliner, sbaglio clamorosamente l'eyeliner, c'è proprio roba che proprio sbaglio e ho dovuto ristruccare tutto l'occhio, però ristruccando l'occhio si è anche levato un po' di base perché avevo fatto prima la base come una scema e quindi ho dovuto ristruccare mezza faccia e poi andando a rifare la base mi sono resa conto che da una parte era più forte, dall'altra no, insomma ho dovuto struccarmi di nuovo. Altra cosa stupenda di quest'estate è sicuramente questa crema di Bema che ho ricomprato per la seconda volta. È una crema idratante completamente naturale, Bema fa prodotti di altissima qualità, secondo me è naturali. Questa è davvero bella, ricca pure troppo, infatti assolutamente non la uso prima del trucco, non la uso se devo uscire perché ci mette del tempo ad assorbirsi, ma la uso come crema notte o comunque come dopo sole. Se non mi sono mai spellata, se anche qualche piccola bruciatura nonostante la protezione solare, questa ha attenuato subito il rossore, ha nutrito la parte. Sono ufficialmente fidanzata con questa crema, almeno per quanto riguarda l'estate. Si chiama crema biopurificante della linea Bema Bio Viso di Bema Cosmetici. Quanti cacchio dei nomi! Ed eccolo qui, un altro cuscino, me ne vado, però anche questo è il simbolo proprio della mia vacanza in Sardegna e cioè, il cuscino dell'Icnusa poteva mancare secondo voi? L'ho amato troppo appena l'ho visto ad un banchetto di una delle bancarelle, delle tantissimissime bancarelle di San Teodoro. C'era la signora che mi stampava proprio al momento, da proprio la macchina. Quindi anche lui è sicuramente una cosa stupenda di questa estate ormai finita. E va bene Gioia, questo è tutto, io prendo i miei 2000 cuscini e mi ritiro. Fatemi sapere se come me siete delle compratrici compulsive di cuscini, spero almeno di avervi fatto compagnia come sempre, fatemelo sapere, fatemi sapere anche se questo video comunque vi è piaciuto con un pollice, vi ringrazio sempre perché lo fate sempre, ma soprattutto più del pollice e tutto il resto voglio sapere, voglio parlare con voi, voglio chiacchierare con voi nei commenti, fatemi sapere le vostre esperienze o un oggetto particolare che vi ricorderà sempre questa estate. Qui ho parlato solo di oggetti, ma ci sarebbe, cioè, di cose preferite, ce ne sono soprattutto nelle emozioni, nelle cose che ho fatto. Un bacione e ci vediamo al prossimo video, sempre qui, e già vi dico che sarà un'altra classifica horror, molto, molto, molto vomitevole. Ciao!